Buonasera e ben ritrovati nuovamente ad Healthy Living 2021. Il tema della puntata odierna è la differenza di genere, non solo tra i clienti dei ristoranti e delle cantine, ma anche tra gli chef e i vignaioli. Ci accompagneranno in questo viaggio intrigante Massimiliano Alaimo e Roberto Anselmi. Permettetemi di introdurre brevemente lo chef e il vignaiolo di questa puntata. Per introdurre Massimiliano Alaimo, basterebbe dire che è il più giovane chef ad aver ottenuto, a soli 28 anni, la terza stella Michelin. Questo non è sorprendente, visto che Massimiliano fa parte della terza generazione della famiglia Alaimo, da sempre una famiglia di chef e ristoratori. Da subito comincia la sua vita da globetrotter, come tutti i grandi chef, girando l'Italia e l'Europa per raccogliere insegnamenti e per frequentare i migliori ristoranti. Suoi maestri sono stati Alfredo Chiocchetti, Marc Veyrat, Michel Gérard. Poi nel 1994 prende le redini della cucina delle Calandre, da dove supervisiona e gestisce le cucine dei 12 locali del gruppo. Chi è Roberto Anselmi? Roberto Anselmi, dopo la laurea in economia e commercio, conseguita proprio presso l'Università degli Studi di Padova, nel 1972 rende realtà il suo sogno, ovvero ricomprare i vigneti del nonno per creare una proprietà vinicola di alta qualità e per produrre il suo vino, che deve rispondere a una visione romantica del territorio, che deve creare dunque valori, sentimenti, giuste tradizioni, modi di vivere con la terra e per la terra. D'altra parte, la filosofia di Roberto Anselmi come vignaiolo è molto semplice e diretta. La qualità è sì frutto della volontà e del lavoro dell'uomo, ma non può fare a meno, non può prescindere dalla scientificità, che permette dunque di riconoscere i veri valori della tradizione e impedisce di dare valore a tutto ciò che non abbia un fondamento scientifico. Dopo questa breve introduzione, partiamo subito con un tema, Massimiliano. Buonasera. E quindi con lo chef. Allora, ti domando, donne e uomini si differenziano in base alle scelte e alle preferenze alimentari? Dal tuo osservatorio, dal tuo punto di vista, direi, privilegiato di chef. Beh, direi che già scelte e preferenze non sono la stessa cosa. Le scelte possono prevaricare le preferenze per ragioni, che so io, salutistiche, religiose e quant'altro. E differenze probabilmente ce ne sono. A livello biologico c'è una netta distinzione tra l'uomo e la donna. Questo è risaputo. Però siamo anche abituati a farci un carico psicologico, mentale, dell'alimentazione, dal mio punto di vista, un po' troppo spostata rispetto a quello che è il valore energetico. La cucina è molto di più di questo, è vero e non va trascurato, ma la differenza di genere è anche all'interno del genere. Ognuno di noi ha una propria esigenza, una propria dieta, un proprio stile di vita, che deve essere assolutamente combinato con la propria cultura, col proprio vissuto, con la propria ambizione. In questo senso sì, ci sono, la scienza ci regala alcune ricerche che sono estremamente interessanti, che però ricadono nella logica della statistica. E come ben sappiamo, la statistica, poi molto spesso fatta negli anni, per lo più sul sesso maschile che sul femminile, rischia poi, se la portiamo agli estremi, di generalizzare e di perdere l'orientamento. Per cui qual è la scelta o la preferenza di una donna o di un uomo in ambito gastronomico è estremamente complesso. Non si può comprimere e dire la donna ama il dolce e l'uomo ama i sapori un po' più come dire, aggressivi o determinati o sanguigni, eccetera. Tant'è che io conosco, e anche in questi giorni, grazie alle tue provocazioni, ho cercato anche nell'ambito collaborativo con i miei affezionatissimi di condividere questo tipo di riflessione, e sono stato in alcuni casi aggredito da qualche mia collaboratrice che dice: ma come no, io non amo il dolce, io amo la selvaggina, cioè, per cui che contraddiceva quello che in realtà sono analisi statistiche più recenti. Questo per dire che la bellezza è proprio quella di dire siamo ognuno diverso dall'altro,
E la cosa importante è che ognuno sappia ascoltarsi e sappia creare il proprio stile alimentare, che non è fatto soltanto di calorie o di nutrienti, ma è fatto di piacere, è fatto di desiderio, di saper aspettare, di saper rallentare e godere. Godere la tavola è una cosa meravigliosa, è una grande opportunità, è il primo valore energetico, che è quello dell'attesa, è qualcosa che ti prepara alla digestione. Allora, continuiamo in questa analisi. Cogli quindi un diverso approccio al piatto tra uomini o donne, o questo approccio è molto simile, non cogli questa differenza nell'approccio al piatto? E ti posso dire che l'approccio al piatto può avere una caratteristica, che so io, di ricerca di un piacere, per cui di un rallentamento, oppure potrebbe essere anche molto più o più di ricerca di un'informazione del sole, qualcosa che tu desideri sperimentare qualcosa perché vuoi conoscere oppure vuoi colmare una tua mancanza. E in tutto questo ci può essere un'alternanza, una donna e un uomo possono vestire entrambi gli abiti, dipende dalla situazione, dal momento. La cosa meravigliosa che nasce al tavolo è quando si realizza il convivio, per cui la mescolanza delle due cose, questa è la grande magia, no? Per cui anche nel dialogo al tavolo, dove c'è una percezione di un tipo anche su un vino o di un'altra, e c'è questa dinamica di condivisione, ecco lì nasce il vero approfondimento, e poi si porta a una dimensione magari un po' più elevata, che non è quella dell'analisi sensoriale, che è assolutamente ridicola, perché se la fermiamo ai cinque sensi, voglio dire, non, la trovo svilente. Invece l'indagine deve arrivare fino al sesto senso, per cui il senso più profondo, quello che eleva la percezione a livelli di ordine superiore. Poi ognuno di noi lo può mentalizzare, rituale. Grazie Massimiliano. Allora passiamo dal cibo al vino. Roberto, mi confermi che le donne acquistano il 67% del vino, cioè la donna sceglie e assaggia? Mi confermi questo dato? Sì, forse non posso essere così preciso sul 67 o 65 o il 70, però di fatto le donne hanno il potere dell'acquisto, lo chiamo io. Primo, perché sono quelle che frequentano molto di più il supermercato, il negozio specializzato, e quindi già lì hanno una loro personale scelta. Inevitabile che tengano anche conto delle esigenze del proprio compagno, del proprio marito o fidanzato. Di fatto però le donne scelgono di più. Non so se confermarti questo 40, questo 70, 60, però le donne scelgono di più. Io ti dico che una mia fortuna, anche commerciale se vogliamo, è molto spesso i mariti mi dicono: mia moglie ama il tuo San Vincenzo e se non c'è in tavola non mangia. Mi è capitato moltissime volte. E allora io mi giro e dico: scusa, ma a te non piace, marito? E trovo spesso il consenso. Però voglio dire, la scelta iniziale è stata fatta dalla madame, dalla signora. Ecco. Ma se in cantina è la donna che assaggia, questo che impatto ha su di te? Cosa suscita in te vedere che è la donna che assaggia il vino? Beh, la donna è come potrei dire, è molto più pura nell'assaggio. Le donne hanno una capacità olfattiva e gustativa e anche di un'analisi obiettiva di quello che è l'aromaticità del vino, che devo dire, per come ho riscontrato io, naturalmente nulla di scientifico ma solo pratico, è molto, molto, è molto interessante. Ricevo più consensi dalle donne, io produco sostanzialmente vini bianchi, ricevo più consensi dalle donne che dagli uomini, pensando alla loro capacità di percezione dell'aroma o del gusto. E questo mi fa piacere.
Permettimi di cominciare con la prima domanda provocatoria. Quindi nell'educare al vino hai una strategia diversa di comunicazione per uomo e donna? No, diciamo che, sai, quando si produce un vino, si produce con un modello di riferimento che è più mentale che tecnico, no? E devo dire che, non so perché, ma quando io produco i miei vini, assemblo le varie cuvée, faccio la preparazione dei miei vini, e non so perché, ma incontro sempre, alla fine rendo sempre il vino un po' femminile, non fraintendetemi, ma il vino raffinato, elegante, aromatico ha un aspetto poetico femminile, se vogliamo. Quindi io quando dovessi andare, e vado, o sono andato molto nella mia vita in giro per il mondo a parlare del mio vino, e ho sempre trovato il mio interlocutore donna più disponibile, non so, un maître o un sommelier che assaggia il mio vino per la prima volta, se è donna, credo di avere un bel po' di successo in più. Interessante. Allora, Massimiliano, prima ci hai parlato delle differenze di genere tra i clienti del ristorante. Passiamo alle differenze di genere tra gli chef. Claire Smith, che recentemente ha ricevuto la terza stella Michelin per il suo ristorante Cora a Londra, nel 2018 è stata insignita del titolo di miglior donna chef del mondo. E chi l'ha intervistata le ha fatto una domanda un po' sciocca, perché le ha chiesto cosa si prova ad essere una chef donna, e lei giustamente ha risposto: non lo so, come potrei saperlo, non sono mai stato uno chef uomo. Allora non ti chiedo come ci si sente ad essere uno chef uomo, ma ti chiedo se ci sono differenze tra chef donna e chef uomo nell'approccio alla cucina, inteso non solamente come ambiente, ma come preparazione delle pietanze, scelta delle pietanze e modo di impiattare. C'è una differenza tra chef uomo e donna in questo senso? Credo ci sia una differenza, e ci siano ulteriori differenze all'interno dei generi. Porto con me delle esperienze meravigliose di entrambi i sessi. Ricordo la cucina della Carmen Luscaieda, che ha una mano gentile, un tocco delicatissimo, ma allo stesso tempo molto decisivo, molto determinato, molto maschile. E se posso parafrasare una visione diametralmente opposta, ma molto vicina, penso alla cucina del grandissimo Fulvio Pierangelini, che ha un'urgenza, questa forza espressiva che quasi non si contiene in una semplicità, però alla fine emerge un tocco femminile. Ecco, credo che paternità e maternità si ritrovino in tutte le cucine. La mano gentile, io nasco da mia madre, da un punto di vista professionale e anche biologico, e capisco bene quello che vuoi chiedermi. Il tocco femminile è un tocco invidiabile, tra virgolette, nel senso che è una sensibilità profondissima. D'altronde la donna è creatrice per antonomasia, no? Cioè, chiunque di noi, come dice il grande Mauro Defendente Febbrai, pensa dei maschi, sogna di poter immaginare che cosa viva una donna in gravidanza, no? Tutto questo a noi non abbiamo la fortuna di poterlo vivere, se non immaginarlo. E la donna queste sensibilità ce le ha radicate profonde, l'uomo probabilmente deve fare degli sforzi ulteriori, diversi, ma non per questo non è affascinante. La nostra situazione è una condizione comunque che necessita dell'altra parte per raggiungere un completamento. Per cui sia la cucina, io definisco ogni piatto come un disegno di un bambino, la grande opera che può essere un grande piatto, una fotografia, un grande vino, dal mio punto di vista deve rappresentare questo disegno, il disegno del bambino, che è la casa, la famiglia, l'albero, gli uccelli, la nuvola. Ecco, in tutta questa immagine ci sono delle figure che portiamo dentro, il nostro desiderio, la rassicurazione, la strada che prosegue, che è il divenire, per cui anche qualcosa che
che c'è l'idea della tradizione, il proseguimento di qualcosa che va in divenire, che non controlliamo, che non sappiamo dove arrivi, i difetti stonati, la nuvoletta, il sole che è un aspetto energetico, la forza, la luce. Tutte queste cose, dal mio punto di vista, si ritrovano nelle cucine. Poi una cosa fondamentale è l'intenzione, che non so se abbia un gusto, ma ne determina sicuramente il risultato. L'intenzione è un ambito di ricerca che noi portiamo avanti prima di tempo, e parafrasandolo con l'esercizio fisico, interessante, quello di fare dei semplici piegamenti. E tu fai dei piegamenti e immagini di spostare il pavimento e buttarlo giù verso il basso, adotti questa strategia dell'intenzione. In quel momento lì capisci e attivi una serie di muscolature che altrimenti non avresti attivato. Ecco, parafrasando questa banalità, l'intenzione vissuta in cucina o in qualsiasi dei nostri mestieri, capisci quanto puoi modificare il risultato. Grazie Massimiliano. In questa conversazione torneremo sulla figura di Mamma Rita e sulla politica del fanciullino, sicuramente. Tornando a Roberto, la caratteristica femminile di avere un olfatto più sviluppato e capace di sentire più profumi dell'uomo. Quando pensi a un nuovo vino, come puoi valorizzare questa caratteristica femminile? Beh, è chiaro che il consenso che ricevi da una donna, effettivamente è assolutamente vero che la capacità di percepire le cose è superiore. E la donna riconosce molto prima l'aromaticità di un vino, perché è il profumo sostanzialmente che dà il primo impatto, e questa aromaticità la lega molto spesso e con logica a un frutto, a qualcosa che sta in natura, e riesce meglio che l'uomo a ricordare: questo vino ricorda la mela verde, adesso dico la prima cosa che mi è venuta in mente. E la donna lo percepisce prima, questa è l'esperienza che ho avuto io fino adesso. Quindi quando io faccio un vino, siccome poi sono anche un po' fanatico del vino frutto, del vino frutto complesso, non monocorda, e penso sempre che poi sarà riconosciuto questa aromaticità. Poi sai, non è che tu puoi fare un vino con alchimia e decidere quali saranno gli aromi, però anche nella stessa lavorazione, nel modo di pressare l'uva, nel modo di preservare il mosto, nel modo di condurre le fermentazioni, devi sempre pensare di far uscire quanto di aromatico può esserci nell'uva stessa, e questo lo tieni bene, almeno per me, che sono libero da ogni doc, da ogni regola fissa, perché sono un po' un ribelle, e almeno per me lo ottengo con diversi vitigni. Più vitigni ho e più riesco a complessare l'aroma percepito soprattutto dalle signore. Grazie Roberto. Massimiliano, permettimi di sfruttare il tuo punto di osservazione assolutamente privilegiato, ovvero si dice che la donna, o che meglio, che la scelta del dessert sia prevalentemente delle donne. Confermi questo? È vero? No, non credo sia vero. È vero. Il mondo del dolce significa quando a fine pasto tendi ad abbassare le armi, vuoi rilassarti, cerchi di essere avvolto da una rassicurazione, che non è altro che il ritorno all'aspetto materno. Non dimentichiamoci che tutti noi, a prescindere dal genere, a prescindere dall'estrazione sociale, dalla cultura,
dal contesto in cui viviamo, dalla razza, abbiamo lo stesso imprinting gustativo. Ed è il primo grande ristorante, è il seno materno, è il gusto della madre, che in parte è anche il successo della cucina francese, secondo ricerche che abbiamo fatto, perché è la sensazione lattico-tattile, che noi abbiamo approfondito con la ricerca della sensazione lattico-tattile in assenza di latticini, per cui nel patrimonio gastronomico della dieta mediterranea, dell'uso dell'olio extravergine di oliva nella pasticceria e mille altre sperimentazioni che abbiamo fatto, ritrovando la madre. Ecco, questa sedimentazione palatale, questo ritrovamento di rassicurazione, se poi è addolcito, il grasso di per sé ha già una percezione al dolce, ma se viene ulteriormente addolcito o con la combinazione di zuccheri derivanti da vegetali o da frutta, eccetera, comunque amplifica ulteriormente questa piacevolezza. È una cosa facile, è una cosa che ci porta a rifugiarci e a in qualche maniera distenderci. Non è un caso che chi è tendenzialmente stressato tende a rifugiarsi in questo, facendosi magari anche dei danni. Per cui l'indirizzo è quello invece di cercare la dolcezza nell'amaro, no? Amare l'amaro è una cosa meravigliosa. Se io penso al caffè espresso, alla sua forza, alla sua potenza, alla sua intensità, ma alla fine alla sua dolcezza, se un'estrazione è fatta a dovere e se la matrice conferma il nome che lo precede, è sicuramente una dolcezza in divenire. Ecco, la dolcezza e il dolce è un concetto che dobbiamo rivoluzionare nella nostra testa. Quindi devo arguire che non ci sono realmente piatti maschili e piatti femminili. È una distinzione che non vale. Guarda, è una... No, credo che esistano, ma che non siano... Esistano nella nostra mente. Ti faccio degli esempi molto semplici. La vaniglia è una bacca, è stata da un'orchidea, che tutti noi, se noi lo chiediamo al mondo, 90% ci dice che gusto ha, è dolce. La vaniglia è amara, ha tonalità acide, non è per nulla dolce. È una fragranza che noi riportiamo ovviamente al floreale, per quel mondo femminile, ma ti assicuro che sta benissimo anche con i pesci, può stare benissimo col mondo vegetale, eccetera. Ho fatto una riflessione, lavoro moltissimo con un profumiere che è Lorenzo Danteferro, perché la cucina, come diceva, è come il mondo del vino, è prima di tutto profumo. E se tu pensi alla logica del profumo, esistevano, ho fatto molto di più la distinzione tra profumo femminile e profumo maschile. Il profumo femminile tendenzialmente è un profumo che ha note floreali, ha note fruttate, può avere note di coda tendenzialmente speziate, però spezie dolci, anche se non si potrebbe dire spezie dolci, però diciamo nel linguaggio comune viene utilizzato. Il profumo maschile, i francesi lo definiscono un profumo aggressivo, che ha un corpo tendenzialmente legnoso, incenso, ecco, tutte queste note, aria aperta, queste note che sono particolarmente incisive, persistenti. Oggi per lo più si usano, vanno molto in uso i profumi unisex. Questo perché tradisce totalmente l'idea di un profumo adatto all'uomo e adatto alla donna, ma è un profumo adatto alla personalità o all'abito che tu vuoi vestire. Per cui sì, esistono piatti per l'uomo e piatti per la donna, nello stereotipo che ci siamo creati, però di fatto l'opportunità è che possiamo frequentare qualsiasi cibo. È evidente che la selvaggina, nello stereotipo comune, è maschile, perché nella memoria atavica è l'uomo che andava a cacciare.
e la donna stava in casa e magari faceva il dolce. Ecco per quale motivo leghiamo la donna al dolce e l'uomo alla carne rossa, all'aggressività, alla pulsione, eccetera. Ma non è così. Io conosco tantissime amiche, donne, mia moglie stessa, che adora il fegato, magari un po' più anemica, come quasi tutte le donne, per cui probabilmente c'è anche questa componente. Poi bisogna vedere l'età, è una donna in gravidanza, è un uomo in andropausa. Ci sono tantissime, come dire, variabili che vanno a costruire insieme alla propria formazione il desiderio e la scelta. Non so se ti ho risposto, però... Assolutamente sì, mi hai dato una serie di spunti che riprenderemo successivamente. Allora, restando nel campo degli stereotipi, ho una domanda per Roberto, e voglio vedere se mi conferma o mi nega questo stereotipo, ovvero che le donne preferiscano il vino bianco. Sì, le donne preferiscono il vino bianco. Molte donne hanno mal di testa quando prendono il vino rosso, non molte, forse ho sbagliato a usare questa parola, alcune donne quando prendono il vino rosso, il vino bianco è più dissetante, più frivolo e più, come dire, piace per... Le donne bevono sempre inizialmente in una cena o in un pranzo, verso la fine riducono molto il consumo del vino. È chiaro che anche per naturale, come dire, destinazione, si parte con un vino bianco per il pasto o i primi piatti si sposano bene con vino bianco. Di fatto però rimane così, che spesso la scelta del vino rosso viene, non posso dire perché non lo gradiscono, ma comunque che hanno già preso un bianco e quindi non c'è, una volta... 30 anni fa si consumava la bollicina, si consumava un bianco, poi un rosso, poi vino a dessert. E oggi non è più così, oggi si tende a scegliere un vino che possa fare un po' tutta la cena, massimo due. E in questo le donne, quando chiedi consenso, tu leggi la carta di vini, che di solito le donne non leggono, aspettano la critica, cioè tu dici vorrebbe, no, questo non va bene, andrebbe bene un altro, allora tu ti dai da fare per trovare un vino, che quasi sempre è bianco, spesso è bianco, quasi sempre no, spesso è bianco. Questo. Allora Roberto, andiamo oltre lo stereotipo, scavalchiamo questo stereotipo e innoviamo un pochino. Qual è il tuo vino rosso per la donna e il tuo vino bianco per l'uomo? Tu mi fai una domanda che io dovrei in questo momento... Allora, ti parlo di un altro produttore, perché se ti parlo dei miei vini non va bene, credo, da un punto di vista etico, o no? Quindi io, per una donna, sceglierei un Gewürztraminer, per esempio, naturalmente dell'Alto Adige, se dovessi suggerire, se dovessi essere ospite in una cena in cui ci sono delle signore che mi dicono scelga lei il vino, io direi... Beviamo o un Riesling o un Gewürztraminer. Se proprio sono costretto per motivi commerciali e perché non riesco a pagare il mutuo a fine mese, suggerisco anche un vino mio che è meno aromatico di questi due di cui ho già parlato. Un vino rosso è lì è un grande problema, perché grandi vini rossi ce ne sono. Direi che per motivi un po' campanilistici suggerirei o un Ripasso o un Amarone, visto che sono veronese e qui ho la mia proprietà. Ma ci sono dei Toscani meravigliosi, ci sono dei Montalcino stupendi, io adoro il Barolo e il Barbaresco. Naturalmente è una questione, come dire, di un po' di sensibilità, ma anche di fortuna, individuare e suggerire il vino che potrebbe andare bene per le signore che sono al tavolo, ecco. È abbastanza facile se giochi sull'aromaticità del bianco e su una cremosità e struttura non però eccessivamente tannica del rosso. Poi per il dessert è un'altra cosa. Allora, restiamo nella provocazione, ho una domanda per entrambi. Prima risponde magari Roberto e poi Massimiliano.
voi notate delle differenze nella tipologia femminile che sceglie il vino rosso o il vino bianco? Un pochino mi hai risposto prima, ma vorrei che commentassi anche questa domanda, Roberto. Cioè, scusa, non ho ben afferrato il concetto. Cioè, diversa? Se c'è una diversa, delle differenze nella tipologia femminile che sceglie il vino rosso e il vino bianco. Dicono che le donne che preferiscono il rosso siano più romantiche e lo sorseggiano durante una cena. No, direi che le donne... Scusami, ti ho interrotto. Che le donne che preferiscono il rosso sono donne un po' più avanti, non sono giovanissime, non sono... sono fidanzatine, non sono fidanzatine, sono mogli, sono... mentre le signore più giovani partono quasi sempre con una bollicina e un bianco, per quello che ho notato io. Quindi dipende un po' anche dall'età, a mio giudizio. Poi dipende anche dalla cultura della signora in oggetto, perché ci sono delle persone che hanno assaggiato i vini del mondo e che hanno delle idee molto chiare. Molto chiare su quelle che sono le scelte, ecco. Diciamo, per me è una questione anche un po' di età. Per Massimiliano, se esistono distinzioni, scusami, nella tipologia femminile scogli una differenza nella tipologia femminile che sceglie il vino rosso piuttosto quella che sceglie il vino bianco? È una domanda difficile, lo comprendo. Ma potrei dirti, beh, sicuramente l'aspetto esperienziale di chi sceglie è fondamentale. Ti posso dire che, per esempio, mia moglie adora vino rosso e tendenzialmente vecchio. Questo un po' perché forse lo amo anch'io e ci siamo ritrovati in questa scelta. Può essere che la scelta, l'orientamento più facile... più immediato, più istintivo per una donna possa accadere anche su una scelta cromatica. E in tutto questo il rosé ha un grandissimo successo, per esempio, e magari se c'è anche una bollicina, un perlage, diventa anche questa idea un po' della leggerezza, probabilmente incrocia il desiderio di leggerezza che la donna tendenzialmente vuole ritrovare, sia nella scelta delle pietanze che nel vino, però sempre con le pinze, perché poi ci sono donne che hanno grandissima attenzione, curiosità, che magari bypassano direttamente, magari ti scelgono una bollicina molto vecchia, molto ossidata e in qualche maniera ti spiazzano, no? Per cui è talmente complesso il terreno e l'indagine psicologica della scelta che non mi sento di dare affermazioni, probabilmente perché non ho l'esperienza che Roberto, mi trovo un po' in difficoltà e a disagio a dover dire questo o quello. Posso dirti che in definitiva chi sceglie un determinato vino probabilmente mi fa intuire quali sono i propri gusti, questo sì. Adesso, Massimiliano, non voglio metterti assolutamente in difficoltà o creare dissapori all'interno della tua brigata in cucina, ma dimentichiamoci un attimino le differenze di genere tra i clienti e torniamo tra quelle differenze di genere eventuali tra chef. Ci sono piatti che lasci a una cuoca donna? Allora, nel mio entourage di chef ho il privilegio di avere Lavania, che attualmente è incaricata come chef in una missione molto complicata, che è il ristorante Sesamo a Marrakech. Per cui anche in un territorio in cui la donna non ha un'emancipazione come possiamo averla qui, e devo dire che è straordinaria. Ed è capacissima, come i miei fidati, di gestire altre persone, di trasmettere serenità, di riuscire a percepire quelle che sono le intenzioni, insomma, della nostra missione. E non esistono, credo, pietanze che sono più femminili, più maschili. Esistono però le differenze di interpretazione. Una sfoglia stesa a mano con un bicipite poderoso rispetto a una mano virtuosa è diversa.
Ma lo puoi sperimentare nell'esperienza sushi. Io adesso non ho mai avuto la fortuna, ma mi piacerebbe degustare un sushi compresso e realizzato da una donna e da un uomo. In Oriente ho sempre trovato figure maschili, però all'interno delle figure maschili, io mi ricordo, ho fatto proprio un esercizio una sera con Silvio, mio grande chef di Venezia. Siamo messi in questa tavola di degustazione sushi e abbiamo detto: ok, gli ingredienti erano gli stessi, il pesce era bene o male già tagliato, il riso era già cotto e avevamo di fronte due chef. E abbiamo degustato lo stesso sushi preparato prima dall'uno, poi dall'altro. Poi abbiamo richiesto la stessa preparazione da entrambi. Erano totalmente diversi. Gli ingredienti erano gli stessi, le temperature erano le stesse, il grado di compressione del riso era diverso. La loro trasmissione al cibo aveva dato una raffinatezza distinta, ma facilmente distinguibile. E questo perché erano tre ingredienti, probabilmente la compressione del riso, l'ingresso in bocca, l'aria che penetra all'interno, lo schiacciamento, cambiava. E figuriamoci in mondi congeneri con desideri, sogni, immagini diverse, cosa può arrivare ad essere. Ma è una bellezza, è un arricchimento, è straordinario. Io quando parlo con Vania, e magari in questo periodo a distanza discutiamo su preparazioni che devono uscire nuove, eccetera, lavoriamo a distanza e vedo questa collaborazione, questa sensibilità, questa ricerca, sì, in parte posso dirti femminile, però può anche essere alternata la cosa. Ripeto, io in moltissimi chef uomini trovo il desiderio di esprimere la femminilità, il ricordo della madre, lo ritrovo in molti chef donna, trovo l'esatto contrario, perché alla fine siamo sempre alla ricerca di una compensazione. Queste conversazioni di Healthy Living 2021 sono dei viaggi, no? E purtroppo avevi detto che è il compito di guidarci in questo viaggio, quindi Massimiliano, ti chiedo di commentare un'altra affermazione che potrebbe essere uno stereotipo, ovvero che lo chef uomo è colui che crea nuovi piatti, lo chef donna è quella che segue la tradizione. Concordi, confermi questa immagine o ti dissoci? Mi dissocio perché, ma non per essere, non per creare contraddittorio, ma perché vorrei chiarire quello che è la terminologia. Tradizione per me è una consegna. E la consegna è qualcosa di estremamente importante. Oggi viene letta alla stregua di un qualcosa di poco importante. Il nuovo, contrariamente, per la società moderna, è qualcosa che va inneggiato. Ecco, tutto questo, secondo me, non appartiene alla cucina. Un piatto di bigoli con l'anatra può essere estremamente innovativo, mantenendosi fedele a quello che è una consegna, perché bisogna riuscire a vedere oltre, bisogna riuscire ad andare oltre. Ogni piccolo passaggio, ogni metodo che viene utilizzato porta dietro con sé una serie di gestualità, una serie di energie, una serie di pensieri, di riflessioni, di meditazioni che non possono essere ridotte a una terminologia vuota. E purtroppo oggi questa cosa qua si è fatta una gran confusione, creando delle nicchie e dei settori per cui vengono etichettati chef di un certo tipo e chef di altri, tra i quali anche dire che la donna non ha necessità di creare o di sfogare in virtuosismi che possano in qualche maniera regalare emozioni. Assolutamente no, io ho assaggiato delle cose straordinariamente geniali da donne e da uomini e mi piace anche quando si cucina insieme. Ricordo un gelato alla foglia di fico della Caino, cioè una cosa del delirio. Era tradizionale o innovativo? Che ne so io non so dare queste risposte. Era un fior di latte assoluto, all'ennesima potenza, era materno, era potente. Ecco, questo
è la cucina. Non si può prendere un pezzettino e dire fotografare questo, cioè io non riesco. I vini di Roberto, quando li invecchi, non lo deve sapere nessuno, però quando li invecchi sono i più buoni vini del mondo. E questa cosa qui è legata al tempo, alla pazienza. Il Soave è una bugia che va bevuto subito, va aspettato. E ti assicuro che sono, lui lo sa, e poi se sono nei Magnum, ancora di più. E in qualche occasione i suoi vini, questi vini, io li porto in consessi particolari e ogni volta vedo sgranare gli occhi quando dico che è un Soave. È un vino tradizionale? È un vino innovativo? È un vino? Basta. E dentro questo termine c'è tutto. C'è tutto il sogno di Roberto, c'è suo padre, c'è sua figlia, c'è tutta la sua famiglia, c'è il territorio, c'è il terreno. C'è... È un mondo meraviglioso che diventa, da quell'acino si spreme e diventa magia. Non dobbiamo sezionare. Questo è il mio punto di vista. Grazie Massimiliano per questa chicca che ci hai appena regalato, da come Roberto annuiva, vedo che è assolutamente d'accordo con questa tua affermazione, e quindi bere il Soave invecchiato e quant'altro. Però permettimi di restare nel solco che hai appena tracciato, perché prima ci hai detto che nella tua cucina ci sono echi della poetica del Fanciullino di Pascoli. Allora, voglio continuare ad essere provocatorio e ti chiedo se ci siano differenze in questa poetica tra uomo e donna in cucina, ovvero se viene mantenuto ad entrambi o si perde. Ma anche qui il gioco, vedi, io mi firmo con un bambino, adesso non si vede, mi firmo con un bambino, perché voglio ricordarmi di essere bambino, perché nel bambino c'è la purezza, c'è l'intenzione di rimanere fedele ai propri principi. Il bambino è molto più vicino al principio e come tale cerca di non sporcarsi. Il nostro è un mondo estremamente difficile, articolato, fatto di anche molti finti incantesimi che ti portano un po' a dimenticare la vera matrice del nostro mestiere. Il nostro mestiere è fatto di sacrificio, dedizione, ricerca di bellezza, ricerca, ma non bellezza estetica, la bellezza quella profonda, quella nascosta. E in questo sia l'uomo che la donna cerca di ritrovare tutto ciò che gli manca, cerca di esplorare e capire e conoscere il mondo attraverso gli ingredienti. La nostra filosofia parte da questo concetto. Noi ascoltiamo la materia, cerchiamo di indagare. L'abbiamo chiamata ingredienti, ingredi, come insegnava il grande Gianni Frasi. Penetrare la materia significa entrarci dentro, cogliere la parte essenziale, la parte animante, quella parte che senza la quale, in enologia c'è anche una terminologia specifica, vengono chiamate gli spiriti, perché erano le parti spirituali, le distillazioni, le parti animanti, quelle che avevano la carica più potente. Ecco, noi cerchiamo di esplorare questo, di trarre verità dalla materia per capire e conoscere noi stessi. E siamo al servizio e siamo anche consapevoli che nel momento in cui tocchiamo la materia, di fatto la roviniamo. Perché la mela, è un esempio che portiamo sempre, la mela è perfetta. All'interno della sua struttura, della sua bellezza, contiene tutto. Contiene mille possibilità espressive, contiene consistenze inimmaginabili. Le sue pectine possono farci esplorare mondi incredibili, però nel momento in cui la tocchiamo, decidiamo di fotografarne una parte. Quella parte è una piccola parte di quella grande verità. Per cui siamo attratti da questa bellezza, ma non abbiamo alternative. La nostra misura è umana, non possiamo leggerla se non così. E il fatto di addentare una mela per noi è già una prima fase di cottura. La masticazione lenta, forte, aggressiva, delicata, l'attesa, sono modi di cucinare. Un piatto inizia nel momento in cui finisce. Quando lo porti dentro di te, inizia a vivere il tuo mondo.
c'è una misura introspettiva molto forte. E in questo va educato il palato, va educata l'attesa, va educato il piacere, che è il cercare il tanto nel poco. In fondo, Massimiliano, ciò che siamo professionalmente non è altro che il distillato di chi ci ha accompagnato nella nostra formazione. Allora, ho letto che al ristorante sei stato molto vicino a Mamma Rita, e prima ce l'hai confermato, e che il magistero forse più importante è stato quello con Aimo Moroni. Allora, quindi nella tua cucina, e si è ben desunto dalle risposte che mi hai dato, coesistono insegnamenti femminili e maschili. Allora mi domando con una certa curiosità, come sei riuscito a coniugarli? Ma guarda, io ho iniziato a giocare in pasticceria con mia mamma a 5 anni. Lei mi letteralmente mi spingeva fuori dalle cucine, mi diceva vai fuori a giocare, non capiva che io stavo giocando con lei. Per cui sono cresciuto in un ambito in cui c'erano anche molti cuochi, io iniziavo a sognare la divisa, sognavo i pantaloni sale e pepe, andavo a sentire i muscoli dei cuochi, perché all'epoca erano un po' più, c'erano meno macchinari, per cui era molto più fisica la cucina, e mi facevano saltare le crepe, mi chiudevano in cella, si giocava. Io la cucina l'ho sempre vissuta come un gioco. Coniugare le cose, poi crescendo ho iniziato ad avere dei contrasti molto forti con mia madre, bellissimi, mio padre si è divertito un mondo in questo, però figurati, in fase adolescenziale qualsiasi cosa lei mi dicesse era contraddetta, ma lei lì mi ha forgiato, perché è stata determinata, determinante, e insieme a mio padre, insieme a mio fratello, insieme a mia sorella, hanno costruito in me la loro trasposizione. Cioè io quando cucino non è Massimiliano che cucina, è Raffaele, è Laura, è la mamma, è il papà, sono i miei nonni. Cioè in questo c'è molta tradizione, in questo vedo l'investitura di un ruolo, come il resto dei componenti della famiglia opera e porta con sé il desiderio comune di procedere, ed è la bellezza, della condivisione, che poi lo ritroviamo anche nella tavola, no? La bellezza della tavola non è nel piatto, è nel condividere, è nel creare relazione, è nel vivere insieme, di esperire insieme le bellezze e la gioia della vita. Grazie Massimiliano. Roberto, ti riporto tra di noi perché ho visto che ti sei allontanato nel paradiso in cui ti ha accompagnato Massimiliano con gli elogi al tuo vino e al tuo modo di fare vino. Allora, tu sei un vignaiolo cosmopolita, non c'è dubbio, perché il 70% della tua produzione vinicola viene venduta all'estero. Allora, questo ti permette un'osservazione specifica, particolare, ti domando, cogli nei diversi paesi un approccio diverso al mondo del vino nelle consumatrici, quindi nelle donne, rispetto a quello che accade in Italia? Se sì, quale? Sì, quale? Sì, ci sono dei paesi in cui la donna conta meno, perché parliamo sempre di donna che conta più, ma ci sono dei paesi in cui la donna conta meno. Prendiamo per esempio il Giappone, la Cina, un po' tutta l'Asia, in cui le scelte vengono fatte sempre più dall'uomo, ma forse anche per una questione di educazione familiare, di rispetto, in Giappone la donna sta sempre mezzo metro indietro, e succede anche nel vino. Ci sono altri mercati in cui la donna, mi riferisco per esempio alla Norvegia o alla Svezia, la donna è molto più decisionista in questi termini. E in Italia non saprei definire chi comanda, per essere molto pratico. E in Italia posso pensare a un 50-50, insomma. Però in ogni caso, se vai a cena e osservi un po' maleducatamente, stai attento alla conversazione del tavolo vicino, vedi che lui chiede a lei cosa vuole. Spessissimo così, quindi un po' la scelta è stata fatta da lei. Poi non dimentichiamoci che la donna va al negozio. Nel negozio è lì, se non lì comanda la donna. Certo non porta a casa un vino contro il suo marito o contro il suo compagno,
Però magari se piace a lei se lo porta a casa per lei, quindi la donna ha un grossissimo potere di scelta. E questo mi fa gioco perché io faccio un vino bianco, come ho già detto, un vino bianco abbastanza aromatico e le mie ho delle donne farsche e sono un punto di riferimento importante per la mia vendita. Ecco. Comunque i mercati del mondo si muovono in maniera un pochino differente. Questo ancora per un po', credo, perché ancora 20 anni o 15 o 10 di evoluzione, di conoscenza del mercato, di riconoscimento del vignaiolo rispetto al commerciante, man mano che anche in questi mercati lontani, che difficilmente mettono il fuoco giusto su una bottiglia, perché spesso la bottiglia non dice se il produttore è un vignaiolo o se il produttore è un negoziante che con tutto il rispetto e onestamente abbia comprato quel vino da un altro vignaiolo che non lo sapeva vendere imbottigliato. Ecco lì, questa differenza non c'è ancora in alcuni mercati lontani. I mercati più vicini, nei nostri mercati, nella Svizzera, nell'Italia, anche abbastanza in Germania, si comincia a individuare il vignaiolo da la cantina che ha prodotto un vino. Ecco. E questo aiuterà sicuramente all'evoluzione anche nella scelta del vino, almeno io lo spero. Era un punto di riferimento del buon Luigi Veronelli, quello di dire in maniera abbastanza offensiva per i non vignaioli, è 100 volte più buono il peggior vino del vignaiolo rispetto al miglior vino del commerciante. Era una forzatura come era abituato a fare il vino. Però un briciolo di fondamento c'è in questo, ecco. Per cui speriamo che ci sia, così come nei ristoranti, molti, molti, molti consumatori, e non solo in Italia, sanno scegliere il ristorante, per cui quando vanno alle calandre piuttosto che dal pescatore, sanno perché vanno lì e sanno cosa vogliono da quel locale o quello che il locale li propone. E vi offre, così dovrà essere, speriamo, anche nel vino, insomma, che non ci sono le 3 stelle nel vino, ci sono tanti altri riconoscimenti che piano piano stanno entrando così nel riconoscimento del consumatore, oltreoceano sempre un po' meno, ma io sono molto fiducioso. Grazie Roberto. Massimiliano, una curiosità. Hai ricevuto più consigli per i tuoi piatti dai clienti di genere maschile o di genere femminile? E se sì, in che modo? In modo diverso questi suggerimenti ti vengono forniti? Anche qui ho avuto molti disappunti, molti apprezzamenti, però una cosa che va oltre i generi sono gli sguardi. Gli sguardi non hanno genere. Se tu vai oltre lo sguardo, li trovi un qualcosa di estremamente interessante. Lo sguardo è la conversazione dell'anima, qualcosa che non mente. Per cui uno può dire delle cose, ma dentro puoi vedercene delle altre. E sai, poi il nostro mondo, negli ultimi anni, la critica si fa sentire in maniera molto forte, anche da chi magari non è autorizzato a farlo. E abbiamo imparato un po' anche a sorridere, a trarre anche insegnamento anche da queste cose. Però credo che sia necessario per tutti, soprattutto per l'ospite stesso, andare a tavola e vivere la tavola come un divertimento, come un momento di svago, di rilassamento e non di ricerca come del difetto, perché è questo che un po' anche la televisione sfortunatamente sta maleducando le nuove generazioni, no? La critica. La ricerca della cucina perfetta, ma sono tutte balle. La cucina non è perfetta, la cucina è un'espressione e come tale deve essere imperfetta perché appartiene all'uomo e va letta dall'uomo.
Questo mi soddisfa, vedo che Roberto applaude, ma mi soddisfa perché essendo io un cuoco imperfetto, allora, come dire, ne trago giovamente da queste tue parole. Un'ultima domanda per entrambi, prima di lasciare spazio a Massimiliano, che ci declinerà e dedicherà la ricetta che ha pensato per l'argomento di questa conversazione, ovvero la differenza di genere, e poi Roberto Anselmi, che suggerirà il vino da accompagnare con la ricetta di Massimiliano. L'ultima domanda, Massimiliano, abbiamo imparato che per gustare il buon cibo e il buon vino non bastano 5 sensi, ci vogliono 6 sensi. Però noi ci fermiamo a musica e vino, che è un percorso sensoriale che può essere affrontato. E in questo percorso sensoriale di connubio, di binomio, musica e vino, come coniugate le differenze uomo-donna? Prima Massimiliano, poi Roberto. Musica e vino. La musica può anche essere il silenzio e l'ascolto. Il suono di un vino versato è un qualcosa di meraviglioso, se ovviamente il contesto ci aiuta a viverlo. E, tornando alla Carmen Ruscaieda, che adesso purtroppo ha chiuso il suo meraviglioso ristorante, ricordo aveva questo ristorante privo di musica e questa sala aveva di fronte una vetrata meravigliosa che dava su una ferrovia, con questo treno che ogni tanto passava, coloratissimo, tutto disegnato, ma non ne sentivi il suono. Questo contrasto a me è rimasto impresso, di una bellezza straordinaria, di una poesia. Era come se tu ti elevassi dal tavolo, come se tu ti spostassi in un'altra dimensione. E io adoro la musica. Ma questa cosa non l'ho capita subito, l'ho capita nel tempo. Ecco che ascoltare un vino prima di berlo significa apprezzarne l'attesa. Significa capire che in ogni goccia c'è la fatica di un vignaiolo, c'è la fatica di una pianta che ha lottato per crescere, che magari quell'anno c'era siccità, che magari ha preso una tempesta. Ecco, saper cogliere quello significa pregustare. In questo io trovo musicalità. Roberto? Ma io trovo che un grande piatto fatto da un grande cuoco in un vino, un grande vino, faccia già la sua musica. Cioè, se tu lo prendi, lo gusti, lo osservi con affetto, con apprezzamento, senti già una musica. Io quando trovo un grande piatto o un grande vino, magari non mio, di altri grandi vignaioli, io sento la musica. Questo è il mio pensiero. Ecco. Bene, vi ringrazio entrambi, ringrazio Roberto Anselmi, ringrazio Massimiliano Laimo e prima di chiudere chiedo a Massimiliano di declinarci e dedicarci la sua ricetta e a Roberto di declinarci e dedicarci il suo vino. Allora, io ti provoco e ti vorrei servire un risotto zafferano e liquirizia declinato in dessert. E non ti dico, come lo preparerei, per cui tosterei il riso, semplicemente un grande riso, con un filo di olio, senza metterci nient'altro. Portarlo a una tostatura, il riso deve suonare. È pronto quando suona, quando grida, si sente proprio questo stridere nella casseruola. A quel punto viene sfumato con un vino bianco che deve conservare ancora una buona acidità, per cui giovane. E proseguirei, come insegnava il grande Gualtiero Marchesi, con dell'acqua calda, bollente, appena salata, e dei pistilli di zafferano. Possibilmente l'ideale sarebbe Navelli, dell'Aquila, perché ha dei profumi che vanno verso la pesca, tonalità molto fruttate. Dopo 14 minuti di cottura circa, a seconda del riso, se è un carnaroli, un vialone, poi insomma si entra in una specificità e anche su un desiderio di masticazione che diventa soggettivo, lo si matteca con una nocciolina di burro
burro di quelli intensi e del buon parmigiano grattugiato, una goccia di succo di limone. Viene steso in maniera molto sottile su un piatto caldo, cosparso con della polvere di liquirizia cotta, per cui una liquirizia in pastiglie per intendersi purissima, senza nessuna essenza, e polverizzata, macinata, polverizzata finemente, cosparsa sopra. L'intensità della liquirizia può determinarne la dolcezza perché c'è l'acido glicerettico all'interno che stimola la salivazione e regala questa prosecuzione alla percezione del dolce. E alla donna, a mia moglie in particolare, lo dedicherei con una fragranza di neroli, per cui fiori d'arancia amaro, zagara come si suol dire, che è il bouquet per eccellenza del matrimonio. Ed è un matrimonio perfetto anche nel piatto perché lo zafferano e la liquirizia si oppongono per senso verticale, perché la liquirizia è la parte più profonda e radicale della pianta, lo zafferano è il pistillo, per cui la parte più estrema, più vicina al sole, abbiamo la parte più tenebrosa e la parte più luminosa, che nel riso vengono capovolte, per cui lo zafferano, la parte luminosa, attrae questa parte tenebrosa fino a modificarne la percezione visiva e gustativa per il principio dell'idratazione. È un principio che sposta e cambia e rivoluziona questa radice, questa parte oscura, questa parte tenebrosa, facendole riflettere riflessi dorati. Il profumo di fiori d'arancio, di neroli, regala quella magia, quella femminilità che anche un maschio può gradire. Grazie Massimiliano. Roberto, cosa suggerisci come vino per accompagnare questa che non è una ricetta, ma un'opera d'arte quasi? Quasi. E allora io direi che un piatto, un risotto, che viene proposto come un risotto da dessert, e lo è per la sua dolcezza, per tutto, se ci metterei i capitelli, che è un vino dolce, molto dolce, però con un'acidità e un pH, come si dice tecnicamente, perfetto, che quindi ha anche questa capacità di non essere stucchevole, e si può armonizzare molto bene, credo, in questa matrimonio. È un vino che si ottiene con l'appassimento delle uve Garganega da settembre a gennaio. E quindi è un vino ricco che potrebbe essere un po' una provocazione con un risotto, ma per divertirsi un po' io ce lo metterei. Poi magari il genio che sta sorridendo, il genio che sta sorridendo dice va bene o non va bene, e io mi No, no, ecco. va benissimo, va È a lei benissimo. il servizio. Sì. Andrà sicuramente bene e di sicuro la temperatura, la scelta della temperatura determinerebbe il successo, il grande successo della vicenda. Però se vuoi, per confermare queste nostre scelte, prossimamente arrivo con i capitelli, che non è che li so, Oh, la facciamo. e facciamo questo gioco. Chiaramente invitiamo anche il professore, Ci il sarò, quale chiaramente dà assolutamente. il servizio. Allora, permettetemi Grazie, di ringraziarvi anche a nome di chi ci ha ascoltato per avermi accompagnato in questa conversazione e per avermi confermato ulteriormente una cosa della quale sono ben persuaso e ben consapevole, è che dietro i grandi professionisti ci sono persone dalla cifra umana estremamente elevata. Allora vi saluto e vi do appuntamento a mercoledì prossimo per la prossima conversazione di Healthy Living 2021, il cui tema è imparare a stare bene tutti, e in quella conversazione ci accompagneranno Enrico Coscioni come medico e lo chef Alfonso Iaccarino del Don Alfonso e Andrea Ferraioli per le cantine Marisa Cuomo. Grazie e arrivederci e mercoledì prossimo. buona cena. Grazie.